Ho paura che mi torni a casa tardi e trovi la cena completamente rovinata. Non racconterò nessuna barzelletta antisemita a nessuno, ma ti prego, lasciami arrivare alla fine di questa. Tu detesti raccontare barzellette, lo detesti! Non sei capace di raccontarle, non le hai mai raccontate! Te ne starai lì seduto e ti sentirai un imbecille. Un parassita sociale, un mezzo uomo, un fardello della comunità, un idiota. Mi sta guardando storto. Ti vergogna di me! Oh, c'è chi ti parla del tuo meglio, ma hai sempre paura di sbagliare! Cosa prenderà il suo amico? Niente inciampi! Ah, oh, come sto di nuovo bene! Almeno per ora. Oh no, non dovevo dirlo. Ecco che sento qualche pericolo che incombe. Non hai scampo. Questione di attimi. Sapevo che stava andando tutto troppo bene. Ma perché non mi danno un buon piatto di minestra e un buon libro? O se no mandatemi all'ospizio. Lo so benissimo quanto gli piacerebbe, solo che costa meno tenerti rinchiuso in due stanze e prendere una cameriera un paio d'ore al giorno. E come niente gli mando di traverso il pranzo. Magari non becca neanche un ordine e se ne deve tornare a casa a mani vuote. Ma perché devi tormentarti con questi scrupoli, sto bastardo? Bastardi! Certo, potrei farlo anche da me. Perché no? Perché no? Ma dovrei sollevare le assi del pavimento. Ci leggi dentro tutta la sua bile repressa, tutti i suoi kvecci, tutti i suoi tentativi di farsi bello. Chissà cosa deve pensare quella povera donna di sua moglie ogni volta che si ritrova davanti questo rottame sgangherato. Ma che bella famiglia! Ma che serata! Ancora in casa